possono più tornare a casa. Altri non hanno modo di entrare nei loro quartieri per via della quarantena. Sento parlare di tendopoli, persone che dormono nei parchi. Ci sono tragiche similitudini con la Grande Depressione e con l'epidemia di spagnola del 1918. Sono tempi... Spider, sei qui per aiutarci? Mi sembravate in difficoltà. Non immagini quanto. Mai visto niente di simile a questo respiro del diavolo. La scientifica sta impazzendo. Secondo i TG è qui che Otto ha rilasciato il respiro del diavolo. C'è del residuo su questo segnale. Forse posso isolarlo. Una sequenza con adenosina e tiamina. Promettente. CPF1 modificata dalla Oscorp. È il respiro del diavolo. Devo solo seguire il vettore di dispersione. La traccia segue varie direzioni. Devo trovare quella giusta. Sopravviso. Gesù, mi mette i brividi. Lo dica a me. Non di qua! Meglio seguire una scia diversa! Ehi, hey, Spider-Man! Faglielo pagare a quello schizzato con i tentacoli, hai capito? La traccia conduce a quell'edificio! La traccia conduce a quei condotti. Che ci faceva Otto qui? Deve esserci una porta o un qualsiasi altro accesso. Che atmosfera tetra. Ci sarà un modo per accendere le luci. E luce fu. Wow, questa era la base operativa di Otto. Il caos dell'evasione di massa avrebbe garantito una copertura perfetta. Norman, il suo volto mi perseguita. Sorride alle telecamere, incassa ogni genere di riconoscimento e nel frattempo continua a tenermi al suo gioco. Perché nessuno si accorge di quanto sia egoista, irresponsabile, malvagio? Se solo riuscissi a mostrare al mondo il vero Norman, l'uomo nascosto dietro la maschera. La Oscorp ha esteso i propri tentacoli in ogni settore della città. Energia, comunicazioni, sicurezza. Norman ha reso la sua compagnia indispensabile, eppure fragile. Se dovesse verificarsi una catastrofe, se alcuni punti nevralgici venissero indeboliti, crollerebbe come un castello di carte e Norman mostrerebbe il suo vero volto, quello di una sanguisuga. Sì, poche mosse e sarebbe rovinato per sempre. Otto era a caccia di vulnerabilità nelle tecnologie Sable. Otto è mosso dalla rabbia. L'interfaccia neurale non fa che esacerbarla, ma il suo odio è sincero. Distruggerebbe l'intera città per ferire Norman. Buon vecchio Rhino, il mio secondo russo preferito. Otto ha registrato dei messaggi per i suoi complici.
Alexi, ho seguito la tua carriera con estremo interesse. Il mondo ti considera uno sciocco privo di intelletto, ma io vedo in te un guerriero con l'animo da poeta. So quanto desideri liberarti del costume che ti imprigiona. Aiutami a raggiungere il mio obiettivo e avrai finalmente la libertà. Otto ha sviluppato un agente corrosivo per liberare Rhino dal suo costume. Un'agenzia governativa ci aveva provato per anni. A Otto è servito solo qualche giorno. Mac Gargan, alias Scorpion, alias Pazzoidon de Pazzoidoni. Non mi accade spesso di doverlo ammettere, Gargan, ma affrancarti dei tuoi debiti di gioco è stata una sfida più impegnativa del previsto. I tuoi creditori sono individui piuttosto esigenti. Completato il lavoro alle riserve, tuttavia. Scorpion sta aiutando Otto in cambio di un nuovo inizio. Un aiuto a ripulirsi la fedina penale e i debiti di gioco. Il caro Vulture. Quante volte ci siamo scontrati io e lui? Adrian, quale perfida ironia che le tue magnifiche ali siano state la causa del tuo deterioramento fisico. Per fortuna, ora sei al mio servizio. Conclusa l'operazione, il trattamento che ho sviluppato curerà il tuo male. Non è ancora giunto il momento di abbandonare le tue spoglie mortali. La fonte energetica delle ali di Vulture gli ha causato una neoplasia spinale, ma Otto sta sviluppando una cura sperimentale. Electro. Letteralmente un cavo scoperto. Max, la prima volta che hai voluto confidarmi il tuo sogno ho pensato che fossi pazzo. Energia pura. Esaminando meglio il problema, tuttavia, ho scoperto un metodo attraverso il quale entrambi potremmo soddisfare le nostre ambizioni. Conclusa la missione, ti assicuro, diventerai energia pura. O qualcosa di molto simile. L'aspirazione di Electro è tramutarsi in energia pura. E attraverso le modifiche di Doc al suo costume si è avvicinato all'obiettivo. E questa cos'è? Otto deve aver usato questa mappa, ma non vedo note. Ci sarà qualcosa che mi sfugge. Martin Lee. Non mi capacito sia la stessa persona conosciuta al Fist. Oh, Martin. Quando ho scoperto che eri tu il responsabile degli attacchi a Osborn, ho provato una sorta di attonita tristezza. Poi, con l'evolversi degli eventi, ho iniziato a provare rispetto. Hai attuato con coraggio quanto io avevo solo sognato, Martin, senza mai esitare. Mi onora poter percorrere al tuo fianco questo cammino verso il trionfo della giustizia. A quanto pare, Otto e Lee hanno un passato in comune. Da quanto tempo si conoscono?
Una lampada UV. Ah, non succede niente. Devo accendere quella lampada. Contatto. Annotazioni nascoste. Otto ha inviato i criminali a distruggere diverse proprietà Oscorp in città. L'ultima fase dell'operazione prevede un assalto frontale alla Oscorp e allo stesso Norman. Electro saboterà le centrali elettriche. Rhino deve occuparsi delle risorse Oscorp sulla costa. Scorpion intende avvelenare le riserve idriche cittadine. Cosa ci fa a Vulture a Times Square? Devo tenere gli occhi aperti. Lee sta cercando l'antidoto per il respiro del diavolo, usando questo Icarus. Ciao, Spider-Man. Ti prego, lascia che mi presenti. Io sono... Otto Octavius. Icarus non esiste, vero? No. Martin non ha bisogno d'aiuto con l'antidoto. Icarus era una scusa per attirarti in posizione. Cosa significa? Del respiro del diavolo prima di lui. D'accordo. Esamino tutti i permessi e no. Se esistono tracce del laboratorio, le troverò. Grandioso! Ok. MJ, ci sentiamo? È andata male? L'ho sfiancato. Passiamo al piano B. Mi scaldi il cuore, Electro! Sei maturato in prigione, non è vero? Cosa si prova a essere del tutto inadeguati alla situazione? Tocca a te! Oh, Adriana! Sono io, Spider-Man! Che diavolo vai urlando? Nessuno capisce le mie battute! Stasera chiuderemo i conti in setta! Conti? Pensavo che il nostro fosse un rapporto basato sulla stima reciproca! Mi spezzi il cuore! Sei stato fortunato! Spider-Man! Ti spiezzo in due! L'hai capito! Hai capito la battuta! Sono così felice che potrei smettere di combattere! Quasi! Sarò sincero! Preferivo quando agivate da soli! Il gioco di squadra può far miracoli! Non trovi? Il vigore della gioventù e la saggezza dell'età! Un vero idillio! Come l'acqua e l'olio, certo!
possibilità. Possiamo farcela! Non per fare il pessimista, ma secondo me voi due non avete il polso della situazione. E sta fermo! Un'ultima cosa, al volo! Avanti il prossimo. Quante volte abbiamo già recitato questa scena? Una decina? Due decine? Una di troppo! Ma stasera calerà il sipario! Troppo lenta! Avvicinami e finirlo! Non posso attaccarlo ora. Devo stordirlo o prenderlo di sorpresa. Che succede? Electro si è scaricato. Ah, Spider-Man, suppongo. Se davvero avessi a cuore questa città, amico mio, mi aiuteresti a smascherare quel furfante di Osborn? Massacrando degli innocenti. Avrei riparato i danni. Sei malato. Ti serve aiuto. Ho tutto l'aiuto che mi serve. E non ci fermeremo prima che Norman abbia quello che merita. Odio quando fanno comunella. Devo riprendere fiato. Che ore? Accidenti! Aggiornare Yuri. Yuri, Vulture e Electro sono KO. Ne restano quattro. Ho visto. Ho anche notato l'esplosione di un sito a Times Square. I due eventi sono correlati? Non ti sfugge nulla. Rientrava nel piano di Octavius. Usa i supercriminali per danneggiare la Oscorp. Vulture e Electro hanno colpito le centrali elettriche. Scorpion punta all'acquedotto. Ignoro l'obiettivo di Rhino, ma è sulla costa. Sarà sufficiente per iniziare. Immagino seguirai Scorpion. Sì, la città è già in ginocchio. Senza acqua potabile non ci sarebbe via di scampo. Ti chiamo appena ho novità. Sembrerebbe un piano. Degli invasi hanno dirottato un autobus di linea. Raggiungere Columbia. Vorrei sentire Miles. Ehi, Peter, stai bene? Stavo per chiederlo io. Sì, tutto bene, ma tu e May siete nell'occhio del ciclone. C'è molto da lavorare, ma è per una giusta causa.
Sì, certo. Mi raccomando, ricorda le protezioni, mascherina e guanti. Stacca la spina ogni tanto e doppio turno di riposo per me. Vincerla a prenderci una pausa è un credo titanica, ma farò il possibile. Grazie, Miles. Saluta me e sii prudente. Sei mio! I detenuti dovrebbero impiegare la libertà ritrovata per attività costruttive, come l'uncinetto o la canasta. Amo la canasta. Condotta pericolosa! Hai messo a rischio la vita di quelle persone!